mostra importante che svela un aspetto meno noto di Gio Ponti, che non fu soltanto architetto ma fu designer. Sono degli oggetti di un gusto preziosissimo, di una modernità straordinaria, pur rifacendosi alcuni di essi ai canoni della classicità greca. L'iniziativa, diciamo, qui in regione non è solamente comunicare una bellissima mostra sulle ceramiche, devo dire molto raffinata, ma anche comunicare e ribadire l'importanza di questa formidabile architettura che è il Grattacielo Pirelli, che ha compiuto i 50 anni di vita, è diventato un monumento. Perciò una doppia celebrazione stiamo oggi evidentemente comunicando. A me non mi avrebbe mai visto, è successo che lui ha avuto bisogno di una cosa tecnica, che doveva fare delle piastrelle che resistevano al bianco, e io gli diedi un consiglio con il bianco che usano, il bianchetto che usano anche i marmisti, che è venuto a ringraziarmi e non sapeva come ringraziarmi.